Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per essere qua così presto. Grazie al Festival Stabil che ha scelto di dedicare uno spazio al tema dei CPR. Io sono Luca Rondi, giornalista di Altra Economia, con me c'è Valeria Capezio, socia di ASGI, la deputata Scarpa e collegato online Nicola Cocco, infettivologo. Questa mattina dopo di noi ci sarà un panel sul protocollo Italia-Albania, questi insomma due incontri si tengono molto bene insieme. Noi questa mattina proviamo un po' a dare una fotografia di quelli che sono, di quello che sono i CPR, ovvero i centri di permanenza per il rimpatrio in Italia. Solo le slide, la 1, perfetto. Due informazioni insomma per chi magari non ha mai sentito parlare di CPR. I CPR nascono nel 98 con l'obiettivo di trattenere le persone che devono essere rimpatriate nel loro paese di origine. La permanenza quindi dovrebbe essere finalizzata al rimpatrio, questo rimpatrio però avviene in meno del 50% dei casi, perlomeno tra il 2017 e il 2023 per ogni due persone che entravano nei CPR una veniva effettivamente rimpatriata, un'altra invece permaneva all'interno del CPR per un periodo più o meno lungo. Il periodo massimo di trattenimento oggi è di 18 mesi, un'altra invece transitava e poi usciva così come era entrata e tornava sul territorio. I CPR nascono appunto come forma di detenzione amministrativa, quindi nessuno entra nel CPR perché ha commesso un reato. Qualcuno può averlo commesso in precedenza, ecco, e può entrare nel CPR perché la sua irregolarità magari è connessa al fatto che ha commesso un reato, ma il tema è che anche qua negli ultimi anni più o meno il 20% delle persone che hanno fatto ingresso nel CPR arrivavano direttamente dal carcere, le altre invece erano state fermate o per strada dalle forze di polizia, tante volte nel caso dei cittadini tunisini direttamente allo sbarco, in realtà poi si verifica un inserimento tra virgolette in CPR per l'irregolarità. Quindi la detenzione amministrativa si fonda appunto su un'irregolarità che è amministrativa, non ho un documento. Oggi ci focalizziamo su due aspetti, il mio intervento si focalizza su due aspetti che poi sono anche le due inchieste che abbiamo scritto per Altra Economia, che riguardano l'abuso di psicofarmaci all'interno di questi centri e poi i contratti d'appalto relativi appunto ai centri di permanenza per il rimpatrio. Parto dagli psicofarmaci perché? Perché i psicofarmaci fotografano a nostro avviso molto meglio di tante altre cose la sofferenza che si vive all'interno dei CPR. Le persone stanno all'interno di queste strutture per un periodo tendenzialmente che non è chiaro né al momento del loro ingresso né mentre permangono all'interno di questi CPR, non fanno niente tutto il giorno, cioè un giorno si ripete uguale all'altro per un mese, due mesi, tre mesi. E questo genera sofferenza, anche perché considerate che per i pochi che capiscono perché sono all'interno del CPR, quella rappresenta almeno sulla carta un po' il punto finale del loro percorso, progetto migratorio, con il rischio, ecco, di vederlo frantumarsi con il rimpatrio nel loro paese di origine. La sofferenza in queste strutture e anche il fatto che siano patogene, Nicola Cocco dopo ce lo spiegherà molto meglio di me, viene fotografato da questi dati che con Lorenzo Figoni, che ha scritto con me questo lavoro, abbiamo provato a quantificare, nel senso che si sapeva da sempre che c'erano tanti psicofarmaci all'interno del CPR, lo raccontavano gli avvocati e le avvocate che entravano, lo raccontavano gli operatori che lavorano all'interno di questi CPR, si sapeva già, quindi non abbiamo tirato fuori niente di nuovo, però abbiamo provato un po' a quantificare questo utilizzo e quindi abbiamo
confrontato la spesa in psicofarmaci di un servizio dell'ASL che si occupava di stranieri senza documenti tra i 15 e i 45 anni, quindi una popolazione sovrapponibile a quella che ritroviamo all'interno dei CPR, e chiedendo i dati tramite accesso civico alle ASL abbiamo appunto provato a fare un confronto. Questo confronto, come vedete, è in qualche modo tragico. A Milano si utilizza 160 volte di più di psicofarmaci, questa è la spesa. Abbiamo paragonato l'acquisto, quindi all'acquisto non per forza c'è un utilizzo, ma nel CPR nel 90% dei casi è così. A Milano si spende 160 volte in più, a Torino 110 volte in più, a Roma 127,5 volte in più, a Caltanissette in Sicilia 30 volte in più e a Macomer 25 volte in più. Dati che purtroppo sono probabilmente al ribasso, nel senso che noi siamo riusciti a tracciare solo quelle spese che transitavano dal servizio dell'ASL, quindi l'ASL aveva un centro di costo relativo al CPR, ma abbiamo capito che tante volte in realtà questi farmaci entrano anche senza transitare dall'ASL e quindi probabilmente questa spesa che noi abbiamo ricostruito è in realtà una spesa addirittura al ribasso. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato quel Rivotril in un procedimento penale a Torino nel 2018. Il medico del CPR dichiarò: qui il Rivotril si dà a litri. Ecco, il Rivotril è un po' un filo rosso che purtroppo lega tutti i CPR italiani, è un antiepilettico, perlomeno dovrebbe essere utilizzato come antiepilettico, ma nel CPR viene utilizzato tendenzialmente per far stare buone le persone. Vi do solo un dato: a Caltanissetta tra il 2021 e il 2022 noi abbiamo un acquisto di 57.000 compresse. Significa mediamente 37 pastiglie di Rivotril per ogni persona che è entrata al CPR di Caltanissetta. Ovviamente una media, quindi qualcuno ne avrà prese di più perché è rimasto più tempo, qualcuno di meno perché magari è rimasto meno tempo, ma questo è il dato che noi abbiamo un po' ricostruito dai numeri che abbiamo recuperato dall'ASL. Al Rivotril poi si aggiunge tutta una serie di farmaci, soprattutto antipsicotici, ci torniamo tra poco, ma poi anche farmaci più leggeri, pensiamo al Buscopan, che però a Roma per esempio viene utilizzato in quantità spropositate, no? Che ci racconta il Buscopan non è un farmaco di per sé così problematico come può essere un psicofarmaco, però ci racconta di quella sofferenza che poi viene in qualche modo affrontata farmacologicamente. Abbiamo trovato poi gli antipsicotici, questi nomi, quetapina, olanzapina, depakin, che dovrebbero essere utilizzati nella terapia per determinate patologie psichiatriche, la schizofrenia, il disturbo bipolare, ma che in realtà all'interno del centro vengono anche qui utilizzati per gli scopi sedativi che hanno. Tra l'altro la Kineton, che è questo farmaco utilizzato per il trattamento del morbo di Parkinson, noi l'avevamo trovato nell'inchiesta, è tornato anche con riferimento alla storia di Usman Silla. Usman Silla si è suicidato nel CPR di Ponte Galeria a Roma e sembra, da quello che hanno ricostruito gli avvocati, che proprio la Kineton era il farmaco che gli era stato prescritto a Trapani, poi improvvisamente è stato interrotto e questo potrebbe avere provocato, ecco, anche uno scompenso che poi ha generato quello che è successo. Perché è problematica così tanto la presenza di antipsicotici? Considerate che a fronte di questi dati sono state presentate 6 interrogazioni parlamentari, ormai più di era aprile 2023, siamo ottobre 2024, un anno e mezzo, non è mai stata data risposta formale. Sulla 7 il ministro Piantedosi ha dichiarato in qualche modo che sono gli ospiti che chiedono questi farmaci, raccontando tra l'altro anche il vero, dobbiamo dircelo, nel senso che ci sono gli ospiti che chiedono questi farmaci perché stanno male, e poi ha dichiarato che in qualche modo chi è dentro ha bisogno di questi farmaci. Ecco, questo è un aspetto molto problematico, perché se davvero chi è dentro ha bisogno degli antipsicotici e quindi ha una patologia psichiatrica, forse all'interno del CPR queste persone non ci dovrebbero stare. Vado veloce perché in realtà
fortunatamente sul tema dell'abuso degli psicofarmaci anche le procure hanno cominciato a muoversi. Questa è l'ordinanza di custodia cautelare della procura di Potenza sulla gestione del CPR di Palazzo San Gervasio. Questo lo scrivono, insomma, i PM scrivono: le situazioni di degrado e non conformità al rispetto della persona umana e dei diritti in cui si trovavano a vivere i reclusi venivano lenite dall'uso inappropriato di farmaci sedativi volti a rendere gli ospiti innocui e quindi neutralizzare ogni loro possibile lamentela per le condizioni disumane in cui spesso si trovavano a vivere. Ecco, un conto è se lo scrive Luca Rondi e Lorenzo Figoni su Altre Economie, che non contano niente. Queste invece sono pagine della Procura. E poi ovviamente a Milano, poi torneremo anche sui procedimenti penali in corso, a Milano in un'altra indagine che è stata iniziata dalla Procura, le testimonianze delle operatrici e degli operatori raccontano appunto l'uso smodato di Rivotril. Questa persona interrogata dalla Procura dichiara: alcune volte venivano somministrati ad alcuni pazienti 100 gocce, io sono arrivata a diluire la boccetta con l'acqua per evitare effetti collaterali negativi. Vi dicevo, sono state fatte delle interrogazioni. Il ministro Piantedosi non ha mai risposto formalmente, ma anche perché probabilmente nessuno ha questi dati, nessuno quantifica questo utilizzo degli psicofarmaci. Infatti a Milano, Lorenzo, perché l'ha fatto più lui, si è calcolato scontrino per scontrino gli acquisti per fare la somma rispetto a quanto Rivotril, quanti antipsicotici, perché la prefettura ci ha detto: noi non abbiamo l'obbligo di rielaborare i dati che vi diamo e quindi ve li diamo, insomma, non rielaborati. Questo però fa riflettere, perché se non rielabori i dati tu non hai una forma di controllo su quello che succede. E così ci siamo un po' chiesti come le prefetture controllassero questi maledetti CPR. Vi faccio un breve spiegone: la prefettura indice una bando, un bando, una gara d'appalto, partecipano dei soggetti che tendenzialmente sono dei soggetti privati, abbiamo un po' di tutto, ci sono delle cooperative e delle multinazionali, delle SRL, che presentano delle offerte, vengono controllati i requisiti che hanno questi soggetti per poter partecipare, di solito vengono fatti dei controlli antimafia, vengono controllate le offerte e poi vengono aggiudicate le gare. L'aggiudicazione delle gare avviene per insomma, chi garantisce a un minor prezzo i migliori servizi. A quel punto ovviamente si aggiudica la gara e si stipula il contratto d'appalto. Vi dicevo che si aggiudica chi garantisce al minor prezzo i migliori servizi, quindi i soggetti che partecipano alle gare presentano un'offerta economica e un'offerta tecnica. Un'offerta economica riguarderà il ribasso che tu porterai per far risparmiare di fatto l'amministrazione pubblica. L'offerta tecnica invece è quello che tu farai all'interno del CPR. Si va da che tipo di cibo fornirai, che tipo di mediazione fornirai, che tipo di attività farai, e questo va molto nello specifico. Questo per esempio è l'offerta della Martinina SRL, la società che ha gestito il CPR di via Corelli a Milano fino al dicembre 23, e come vedete ci sono addirittura le foto del pulmino con le sbarre che verrà utilizzato per trasferire le persone straniere dal CPR per esempio in ospedale. Cosa succede? Proviamo ad ottenere le offerte tecniche su Milano, tra l'altro la prefettura di Milano ci nega questo accesso, viene fatto un ricorso al TAR perché appunto si sosteneva che questo diritto ci fosse da parte dell'associazione Naga. Otteniamo l'offerta tecnica. Cosa ci accorgiamo? All'interno dell'offerta tecnica ci sono una decina di protocolli siglati con associazioni del territorio che in qualche modo dovrebbero garantire una serie di attività
all'interno del CPR. Questo per esempio è un protocollo siglato con un'azienda, scusatemi, con una società sportiva di Milano che avrebbe dovuto entrare nel CPR di Milano per fare attività sportiva, è firmata dal presidente Busini Gianantonio il 24 agosto 2022. Come vedete, no, sono andato troppo avanti. Noi siamo andati sulla pagina Facebook di questa società sportiva in un grande lavoro di inchiesta e abbiamo visto che il presidente era morto 2 anni prima. Abbiamo trovato 8 protocolli falsi, ma per farvi capire anche la pressapochezza, c'era un protocollo siglato con Bifree, la cooperativa che si occupa di antitratta a Roma, la conoscerete, e avevano generato il codice fiscale sul soprannome della presidente, e quindi il codice fiscale era venuto sbagliato, perché ovviamente dal soprannome viene sbagliato. 8 protocolli falsi su 10, vi dicevo, ma soprattutto quello che proviamo a capire è un po' che cosa fa la prefettura una volta che abbiamo dei problemi in fase di esame delle offerte, ma poi una volta che l'offerta è aggiudicata, che cosa fa la prefettura? Sulla carta, a livello giuridico la prefettura ha un dovere di controllo, quindi deve controllare che quello che è stato promesso dagli enti gestori venga effettivamente attuato all'interno del CPR, ma questo non avviene. Lo vedremo tra pochissimo un po' in tutta Italia. Vi facciamo vedere solo questo che insomma è esemplificativo. Questo è un verbale di un controllo della prefettura di Milano. Si chiede la fornitura degli effetti letterecci, avviene, sarebbero i ricambi delle lenzuola, avviene secondo le tempistiche e modalità previste dallo schema di capitolato? Si risponde sì, note, ai trattenuti non viene richiesto di firmare la consegna degli effetti letterecci. Quindi cosa significa? Io dichiaro che avviene, ma mi fido di quello che dice l'ente gestore. Cosa succede? La Procura di Milano entra al CPR di Milano a dicembre, lo fa a sorpresa, diciamo, perché sequestra di fatto il CPR, e facendo la sorpresa escono anche le immagini delle condizioni in cui le persone si trovavano. Parte un procedimento penale in cui però purtroppo, purtroppo è la mia considerazione, nostra considerazione, viene contestato all'ente gestore il reato di frode in pubbliche forniture. Quindi in qualche modo, nonostante i PM ricostruiscano le condizioni disumane in cui vivono le persone, quello che rileva in quella sede lì è: tu Martinina SRL hai frodato lo Stato perché non hai fatto quello che avevi promesso di fare. Il ruolo della prefettura viene assolutamente scartato in qualche modo, nel senso che sul fatto che la prefettura, come vi dicevo, faceva quel tipo di ispezioni, non viene approfondito. A questo punto ti chiederei di mettere la seconda slide. Ci chiediamo un po' cosa succedeva nel resto d'Italia. Quindi chiediamo le offerte tecniche su tutti e 10 i CPR che all'epoca erano attivi. Aspetta che è spuntato Nicola. Ok. Chiediamo le offerte tecniche e troviamo di tutto e di più. Vi faccio una rapida carrellata. A Bari, il CPR di Bari, l'ente gestore dichiara di aver selezionato con cura, per la loro serietà ed affidabilità, i soggetti che sarebbero entrati nel CPR per insomma fare le attività con i trattenuti. Erano 14 protocolli, la prefettura all'inizio non ce li dà, ma noi ci accorgiamo subito che 10 di questi protocolli erano con associazioni che operavano nell'Agrigentino, la sede dell'ente gestore. Quindi da subito ci chiedevamo come da Agrigento andassero a fare attività a Bari. La prefettura qua si lancia e dice: non vi do tutti e 14 i protocolli, perché era evidente che qualcosa non tornava, ma vi do solo quelli oggetto di valutazione. Questo significa ledere il principio di concorrenza. Se ci sono 4 persone, 4 soggetti che partecipano al bando di gara e tu modifichi l'offerta che questi soggetti fanno, vuol dire che in qualche modo li favorisci. È evidente che non ci sono stati mandati perché erano problematici, ma anche quelli che ci sono stati mandati in realtà sono altrettanto problematici. Il presidente non sa nulla di questa EFA Salento, di cosa sia questo protocollo. In un altro caso il presidente non è mai entrato nel CPR per svolgere attività. Il quarto invece
scusate, ok, è questa associazione di volontariato a Vetrana Soccorso, che probabilmente è falso, perché appunto svolge le sue attività da Vetrana, era un'attività di trasporto sanitario con delle ambulanze, ed è evidente che a 1,50 ora di distanza è un po' difficile garantire questo servizio. Al CPR di Gradisca di Sonzo e Tene si raggiungono altissime vette di originalità, nel senso che si propongono attività sportive all'interno del CPR, letture in collaborazione con la Biblioteca Civica del Comune, Cineforum, si propone addirittura una collaborazione con la Kermesse dei Gamers di Pordenone, quindi dei giochi della PlayStation di fatto, in una lettura di un'offerta tecnica che farà brividire se poi si pensa alle condizioni in cui vivono le persone, al fatto che nel CPR non entra neanche una matita perché è pericoloso, e tra l'altro in qualche modo anche qua noi abbiamo ricostruito come, siccome la sindaca del comune pretende da anni la chiusura del CPR, quando abbiamo visto che c'erano degli accordi col comune abbiamo detto che è strano, questa sindaca fa gli accordi e poi chiede la chiusura, anche quegli accordi lì erano falsi. Però questa è la cosa rilevante, Eco, che poi adesso si chiama Etene, riceve su questi protocolli il punteggio più alto delle altre partecipanti nell'offerta nel bando. Quindi in qualche modo viene premiata questa originalità. Vado un po' veloce perché questo è un mitico, Etene promette nel CPR in Sardegna di fare l'informativa legale con i documenti dell'ASGI, ma poi soprattutto dice che garantiranno i pasti tre società, di cui una è fallita, una non rifornisce la Sardegna e due non riforniscono la Sardegna, quindi a tutt'oggi non sappiamo chi ha fornito i pasti. Ma per farvi capire la testa pochezza, il documento che loro allegano alla gara d'appalto, vedete in alto a sinistra, è datato 1 gennaio 2009, quello è un certificato della ACCP, no? La prefettura quando gira i documenti non si accorge che è del 1 gennaio 2009, potrei capire del 2018 o del 2019, ma evidentemente è molto vecchio. Anche qua abbiamo trovato almeno un protocollo falso, e che ne promette di lavorare sulla recidiva, come se all'interno del CPR ci fossero persone che hanno bisogno di essere rieducate, e infine a Trapani, dove il Consorzio di Vivere Con presentano oltre 50 protocolli d'intesa, anche qua uno è siglato da un medico, da un parroco che in realtà è andato in pensione prima aver firmato questo protocollo, e poi abbiamo un incredibile corso di chitarra promesso, 1 ora e mezza di corso di chitarra alla settimana, con questa associazione che si chiama La Rotina e l'Ombrellaio, mi sembra esatto, che noi ci siamo messi a ridere, abbiamo chiamato il presidente di questa associazione, che ovviamente non sapeva cosa fosse un CPR, conosceva gli enti gestori, ma evidentemente non era stato coinvolto. Alcuni protocolli non hanno la data, anche questa è una cosa che si vede visivamente. Si propongono i corsi di Zumba, eccoli qua, bodybuilding, Zumba e Fitbox, così. Vado verso la conclusione, qual è il punto? C'era scarso controllo nella fase di aggiudicazione. Che cosa succede dopo l'aggiudicazione? Questo è quello che abbiamo un po' ricostruito, 33 ispezioni nel giro in realtà di 4-5 anni, perché noi abbiamo chiesto i dati dal 2018 in realtà al 2024, poi le prefetture ci hanno risposto un po' in maniera disomogenea, quindi è difficile dire solo 33 in 4 anni, ma questo è quello che noi siamo riusciti a ricostruire rispetto a quello che ci hanno detto. La cosa paradossale è che i CPR più controllati, Potenza e Milano, 6 visite ispettive a Milano, 13 a Potenza, sono gli stessi due in cui è stata avviata un'indagine da parte della Procura di Potenza e della Procura di Milano, l'ente gestore era lo stesso, Martinina, chiamata Engel, perché appunto si è cambiata il nome perché doveva riuscire a vincere l'appalto, ma il concetto è che paradossalmente i CPR più controllati sono anche quelli in cui gli enti gestori frodano le prefetture, o frodano o forse in qualche modo
insomma, non è una frode, ma è l'unico modo possibile per gestire queste strutture. Vi mostro sempre a Nuoro, scusate, a Macomer, la prefettura di Nuoro, nella prima risposta che ci dà, quando gli chiediamo i verbali ispettivi, elenca le ispezioni che sono state fatte e cita l'ARGI, il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale. Il garante regionale. Ora, qual è il problema? Tu, prefettura, cioè questi sono controlli in più, l'ARGI, poi fa ridere che l'ARGI viene osteggiata su tutti i CPR per l'ingresso, per il controllo, e poi quando ti chiediamo conto del tuo ruolo di monitoraggio, tu la metti tra quelli che fai entrare per garantire che vada tutto bene nel CPR. Al che scriviamo alla prefettura e diciamo forse questi non sono i controlli che hai fatto tu, ma quelli che hanno fatto altri soggetti. E ci viene spiegato che da quando è stato riaperto il CPR nel 2020 fino al maggio 2023 non è stata fatta nessun accesso ispettivo perché c'era il Covid. Il Covid è notoriamente durato di più in Sardegna, ma soprattutto quando chiediamo i verbali, nei verbali emerge sono organizzate attività ricreative e sociali, cioè tutte quelle attività previste dai protocolli. Molto interessante perché Kene è quella che aveva promesso di tutto e di più. Questo lo scrive la prefettura, quindi non lo scrive l'ente gestore, e la prefettura dice: vengono organizzate attività ricreative, c'è un corso col CP a esami universitari, colori a tempera da spalloni. Ecco, nessuna di queste cose, per quello che noi siamo riusciti a verificare, è vera. Nel caso degli esami universitari c'era stato effettivamente un esame dato anni prima, ma non era attivo in quel anno lì la collaborazione con l'università che ci ha confermato che non c'è nessun protocollo. Colori tempera, tasse e palloni non si sono mai visti. Mi invito a leggere il report che ha pubblicato Naga ieri proprio sul CPR di Macomer. Vado velocissimo perché sto andando troppo lento. Gradisca di Donso, interessante notare come tra l'8 e il 9 febbraio 2023 viene fatta una visita ispettiva, ma un anno dopo non c'è ancora il verbale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a contestare qualcosa all'ente gestore un anno dopo, l'ente gestore mi dice: ma sai che c'è? Ma come fai a dimostrare che quello che tu hai scritto un anno fa era effettivamente così? Vado avanti. Perché in realtà Roma, la prefettura di Roma, il giorno dopo in cui pubblichiamo l'inchiesta su Milano con i protocolli falsi, la prefettura di Roma fa un accesso al CPR di Ponte Galeria e chiede conto alla Ors Italia, che è l'ente gestore, dell'attuazione di questi protocolli. La Ors dice: non abbiamo attuato un bel niente, gli viene fatta una multa di 24.000 euro. La prefettura scrive nel verbale che il fatto che il punteggio assegnato in gara d'appalto non era stato determinante, la gara d'appalto era salva. Però questo protocollo, questo verbale della Prefettura di Roma ci racconta come la questione dei protocolli è una questione seria, al di là del fatto che poi nessuno crede che si potrà mai fare un corso di Zumba all'interno di un CPR. Due parole sull'Albania di cui parlerete dopo. A Trapani nessun controllo, solo un verbale di una visita ispettiva, nonostante sia stato uno dei CPR più problematici. Otteniamo anche l'offerta tecnica per i centri in Albania della Mediospes, cooperativa sociale da 167 milioni di euro di fatturato nel 2023 con sede a Roma, del gruppo La Cascina. Mediospes chiude l'offerta tecnica con questa immagine, progettato con passione da Mediospes per gli ospiti delle strutture di Shenzhen e Jader, ma soprattutto inserisce queste attività. Ve ne leggo solo un paio: Sport for Peace, l'attività aiuta a vivere la regola d'oro, fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. I pomeriggi del tè, la tradizione del tè nelle varie culture rappresenta un momento di condivisione, distensione e confronto. L'intento dell'attività semistrutturata è quello di portare un'oasi di relax per offrire un momento di distacco dalla routine e dallo stress che la vita in struttura può generare. Sala cinema, l'albero della pace, l'attività prevede la discussione e la riflessione sul significato della pace e sui valori che la caratterizzano. Alla fine della riflessione, ognuno individualmente o in piccoli gruppi riuscirà ad esprimere,
artisticamente quanto emerso dalla discussione disegnando il proprio albero della pace. Poi ci sono anche gli elefanti per la pace. L'attività propone di creare immagini di elefanti che esprimono pace e gioia utilizzando qualsiasi tipo di materiale, ma soprattutto... Poi questo è nel CPR in Albania, quindi immaginatevi, cioè, proporre un albero della pace. Soprattutto la cosa rilevante è che metà dell'offerta tecnica di Mediospes riguarda i vulnerabili, vittime di tratta, tortura, violenza. C'è la ludoteca per 0, 5, 6, 12 anni, quindi il governo ha sempre dichiarato che i vulnerabili non ci andranno. La prefettura di Roma ha detto sì, ma è perché se qualcuno va là noi non ci siamo resi conto, insomma c'è stata difficoltà nell'identificazione e quindi magari arriva là e non ci accorgiamo che è vittima di violenza, non mi capacito di come si possa riconoscere un bambino tra gli 0 e i 5 anni. Chiudo, ci sarebbero tantissime cose da dire. Per noi questo lavoro, che in realtà non ha avuto praticamente nessun effetto se non quello che Valeria ci racconterà dopo, racconta un po', no, della menzogna su cui si basa questo sistema e soprattutto dell'assoluto abuso delle parole, no? I CPR vengono descritti sia a livello mediatico, lì dentro ci sono i criminali, vengono descritti come luoghi idilliaci nelle gare d'appalto, guardate quello che ha scritto Mediospes in Albania, difficilmente vengono descritti per quello che sono, e quindi forse una sfida è proprio incominciare a cambiare le parole. Chiudo raccontandovi un piccolissimo caso. A Torino, Moussa Balde, nel maggio 2021, un cittadino originario della Guinea di 23 anni, si suicida in quello che viene descritto come l'ospedaletto. Ospedaletto perché l'ente gestore diceva che metteva le persone che avevano necessità di maggiore privacy e garanzia in termini, diciamo, assistenza rispetto allo stato di salute. L'ospedaletto è il punto più lontano rispetto all'infermeria di tutto il CPR Brunelleschi di Torino. Ma quel luogo lì, che era un luogo di isolamento, di pochissimi metri quadri, le stanze completamente coperto dalle sbarre, non era un ospedaletto, era una cella di isolamento, era un luogo di isolamento. Eppure per anni la stessa prefettura chiama quel luogo ospedaletto. La procura entra, quel procedimento nuovamente non coinvolge la prefettura, però comincia a modificare questo linguaggio e scrive che quello non è un ospedaletto, ma è un luogo di isolamento, ed essendo un luogo di isolamento c'è bisogno di tutta una serie di garanzie che, se chiamiamo ospedaletto, ovviamente è più facile non garantire. Ecco, quello è un luogo di isolamento, e il cambio di narrazione, lo scegliere le parole giuste per raccontare i CPR è oggi più che mai necessario. Chiudo qua.